L'oro di grifo. Bue lilleri per i rifornimenti. Pingue lilleri per la fata landeria. Re gatto pingue. Ci sono. Ehi, amico, ciao, ben arrivato. Sai, stavo scrivendo un piccolo promemoria delle mie spese. Mi cadesse una pigna in testa, quest'anno voglio essere preciso con i conti del chiosco. E tu riesci a mettere qualche soldino da parte per le spese a cui tieni di più? Bravo, io conosco una filastrocca bellissima che serve per risparmiare. Te la dico. Una moneta, risparmio e la tengo. Piccola voglia che viene e che spengo. 10 monete, risparmio e guadagno. Duro, fatica, ma io non mi lagno. 100 monete e vuoto il porcello. Adesso mi compro il regalo più bello. Hai sentito? Deve essere un merlo strillone. Vediamo un po'. E infatti, eccolo qui, il giornale del Fantabosco di oggi. Grazie. Vediamo che cosa dice. Allora. Al villaggio degli gnomi la scuola elementina rischia di crollare. Deve essere restaurata al più presto. Requercia ha stanziato 50.500 lilleri e per cominciare subito i lavori ha tagliato molte spese di corte, tra cui anche quelle per la carrozza di principessa Odessa. Chissà come sarà arrabbiata. I lilleri raccolti finora non bastano. Troppi nobili signori non pagano adeguatamente le loro tasse. Il perfido barone Grifo Malvento, famoso per le sue ricchezze, quest'anno ha pagato soltanto 3 lilleri alle casse del regno. 3 lilleri! Soltanto 3 lilleri! Quel farabutto pieno di lilleri a Cipigna! Ciao amico, ci vediamo al chiosco. Ah, se Cipigna, se ci penso mi arrabbio. Ma come ha fatto 3 lilleri e basta? Ma pensa a te! Silenzioso come un pipistrello, rapido come una faina, eccomi qua, vermio rubante fangoso da malgozzo. Oggi sono contento. Il mio signore mi ha affidato un alto, altissimo incarico. Proteggere il tesoro di Grifo. Gli emissari di Requercia non devono trovarlo. Pretenderebbero di prenderne una parte per le spese del regno, figuriamoci. Povere monetine! Voi volete rimanere col vostro padrone, il Barun Grifo, vero? Non preoccupatevi! Io vi proteggerò da quei cattivacci. Dunque, vediamo dove nascondere cotanta splendente bellezza. Tra i cespugli? Nah, nella grotta! Sì, ma l'entrata è troppo ampia. Qualche ficcanaso potrebbe curiosare. Questa è una decisione da prendere con calma. Magari sorseggiando una bibita. Mamma lupa, sì! Toccalo! Sì, zitto, lupastro! Oh! Uffa, il più forte sono io. E qui cacceggio io. Oh. Ma io sto morendo di fame e ho diritto di cacciare anch'io, chiaro? C'hai le cotiche della crogna? Il più forte ha più diritto. Qui cacceggio io. Sai che cosa ti dico? Allora andiamo dal nostro amico Folletto e ci darà un consiglio. Va bene, ci sto, lupastro. Domanda già a Bilo Cotenna. Non tirare. I cittadini di Nottingham non avevano più nulla da mangiare. Soltanto Robin Hood cercava di aiutarli, rubando ai ricchi per ridistribuire ai poveri. Ehi, stavo leggendo la storia di Robin Hood e sono sicuro che anche tu l'avrai letta millanta volte, vero? E sai una cosa? Ci vorrebbe anche qui al Fantabosco un tipo come lui. Fangosa giornata, mio buon Folletto. Potrei avere una meraviglia fresca, prego? Guarda, guarda chi si vede. Il fedele servitore del perfido barone Grifo Malvento. Lo sai che il tuo padrone ha versato solamente 3 lilleri nelle casse del regno? Mi sembra una cifra piuttosto indegna per un signore ricco come lui. Ma cosa odono le mie orecchie? Come?
Come puoi parlare così del mio padrone? Ma lo sai che si è ridotto al lumicino per pagare le tasse? È a dieta da giorni e giorni. Davvero? Devi credermi. La cassaforte sua a Picco Malvento è completamente vuota. Gli emissari di Requercia constateranno con i loro occhi. Ottima la moraviglia, Milo. L'ultimo lillero che possiedo. E lì che cosa c'è? Quisquiglie, carabattole, vecchio ciarpame da portare alla valletta dei ratti. Lo sai che sul giornale del Fantabosco di oggi c'è scritto della visita degli emissari? Ascolta. Si chiede a tutti i fiabeschi di facilitare il lavoro degli inviati di Requercia. Verrà setacciato il regno in cerca di tesori nascosti e si perlustrerà ogni angolo del bosco. Maledizione! Devo trovare un nascondiglio a prova di ficcanaso? No! Ti dico che parlo prima io, parlo prima io! Vieni qua, Milo, devo parlare prima io! Adesso basta! Mamma Folletta, che cosa succede? Milo, amico mio, non riconosce il mio diritto alla caccia! Tra l'altro sto morendo di fame! Il diritto ce l'ho io, che sono forterrimo! Guardeggiate! Che potenza! Se la grotta fosse ben chiusa, il tesoro sarebbe al sicuro e con un guardiano. Sì. Allora, amici, il bosco è pieno di selvaggina per entrambi, quindi basterà dividersi il territorio. Porca bomba! Non ci avevo pensato. E mi hai fatto perdere tutto questo tempo. Tra l'altro io sto morendo di fame. E di sete. Va bene, Lupo Lucio, ti do un bicchiere di moraviglia. Sì. La tua forza è strabiliante, Orcomanno. Vorrei proporti un affare vantaggioso. Un alfiere vanitoso. Che cos'è? Si pappeggia? No. Seguimi. Ti spiegherò strada facendo. Orco, sì, andeggiamo. Andiamo. Milo! Milo! Amico mio, non avresti qualche cosa da dare a un povero lupo affamato che sta morendo di fame, che tra l'altro ha un buco nello stomaco? No, che più che un buco, è una voragine. Ho capito, Lupo Lucio. Ecco qui, un panino per te. Ecco. Amico mio, che estasi! Che una bella merendina, tra l'altro! L'orco se n'è andato e quindi io posso passeggiare tranquillo per il bosco. Grazie, arrivederci. Ciao, Lupo Lucio. Mamma Folletta, hai visto? Vermio se n'è andato di gran fretta, seguito da Orcomanno. Questa cosa non mi piace neanche una pigna, sai? Apri bene le orecchie. Orco, sì, ascolteggio. Prendi un macigno e chiudi l'entrata della grotta. Io me ne andrò, tu resterai qui, facendo attenzione che nessuno cerchi di rimuovere il macigno, tutto chiaro? Ma senti un po', Maritozzo, ma se questo cigno non si vuole smuovere, ma che c'entreggio io? Per tutti i vermi verminosi, prendi la cosa più grande che trovi, che ti capita in mano, magari un tronco d'albero, quello che vuoi. Il mio padrone, il baron Grifo Malvento, in cambio del tuo servigio, vieterà la caccia ai lupi. Sì. E con un editto stabilirà che possono cacciare i più forti e non necessariamente i più affamati. Non ho capito una cotica, ma mi piace. Vado e svengo! Nascondiamo il tesoro di Grifo. Per 1000 pozzanghere quanto pesa. Svermio! Va bene questo? Perfetto, divino! Mettilo al suo posto presto! Ma senti un po', Maritozzo! Sì. Che c'è dentro lo scatolozzo? Cos'è qui nel bauletto? Niente, giocattoli. Giocattoli di quando Grifo era bambino. Sai, hanno un valore puramente sentimentale. Ora me ne andrò. Orcomanno, tu resterai qui e non rivelare a nessuno ciò che c'è nella grotta. Lo sai? Il regno è infestato da ladri di giocattoli. Il Maritozzo parleggia stranerrimo. Mi fa venire lo stricolo alle budellole. Uffa, orca, che stufanza. E che famerrima!
Tralalero, tralala, un bel fagiano, eccolo là. Cosa fai, orco? Non vai a caccia? Ho visto dei bei fagiani là in fondo. Orco no, non posso. Sto lavoreggiando per Sgrifagno Maltempo. Adesso Grifo Malavento ti ha assunto. E quale sarebbe il tuo compito? Missione segreterrima. Inutile che insisteggi. Non ti posso dire che dentro la grottola c'è uno scatolonzo. Uno scatolonzo? Ah, un bauletto, uno scrigno. Come fai a saperlo? Qualcuno ha fatto la spia. Sarei curioso di sapere cosa c'è dentro, eh. Giocattonzoli di quando Sgrifagnolo era marmocchio. Sarà, ma non ci credo. Ci scommetto la coda invece che è pieno d'oro, eh. Porca bomba! Sai cosa ti dico? Sai cosa ti dico? Potremmo fare a metà, sì. E poi ti prometto anche che per 20 giorni non ti disturbo più mentre sei a caccia. E poi facciamo metà del panino, eh. Dopo. A fare sfratto, Lupastro! Pregio subito la grottanza! Eccolo qua! Presto, vediamo cosa c'è! Guardiamo subito cosa c'è! Lupastro! C'è! Guardeggiamo! Guardeggiamo, presto! Per mille salsicciole! Mamma lupa! Siamo ricchi! Ricconsoli! Ehi, eccoti qua. Capiti giusto a fagiolo. Sai, mentre ti aspettavo, stavo pensando e ripensando allo strano atteggiamento di Vermio Malgozzo. E allora ho pensato di costruirmi una barba finta. Tu mi chiederai, a cosa serve la barba finta? Te lo dico subito. Perché voglio imitare Robin Hood per smascherare Vermio Malgozzo. Già, proprio così. Devi sapere che Robin Hood era un vero maestro in fatto di travestimenti. E quindi per smascherarlo ho pensato di travestirmi da mendicante. Già, e adesso ti faccio vedere come si costruisce una barba finta. È molto facile. Allora, devi prendere un pezzo di tessuto e poi con le forbici dalla punta arrotondata devi ritagliare la forma di una bocca, proprio come ho fatto io. Poi dobbiamo prendere della lana. Ecco, io tra queste matasse ho scelto questa. E ho preso questa matassa con dei fili più lunghi che ho fermato al centro con dei punti di spillatrice. Questa qui la fermerò nella parte inferiore della bocca con altri punti di spillatrice. Così diventerà la mia barba. Ecco fatto. Poi ho preso un'altra matassina che ho fermato sempre al centro con dei punti di spillatrice con dei fili più corti. E questa matassina la fermo nella parte superiore della nostra bocca. Così diventeranno dei baffi finti. Infine, per poter indossare la nostra barba, dobbiamo mettere un elastico. Quindi prendiamo un elastico e fermiamo le estremità proprio ai lati della bocca di tessuto. Ecco, uno a destra e l'altro a sinistra. E adesso la posso indossare. Guarda un po'. Hai visto? Così non mi riconoscerà nessuno. Nino! I miei giorni di sfortuna lupina sono finiti. Tirami su per come se piovesse. Sì, lupo, Lucio, subito. Accipigna, ma sono veramente contento per te. Vedo che hai trovato un nuovo lavoro. Sì! Guarda che gente come me non lavora, no? Anzi, ozias! E adesso sai che cosa ti dico? Sì! Devo andare, sì, ad oziare! Com'è bella la vita! Ciao, Lupo Lucio! Cepigna, non avevo mai visto Lupo Lucio pagare un tiramisù per con un lillero d'oro. Oh, mamma follettissima, ma questo non è un lillero. Questa è una moneta con lo stemma di Grifo Malvento per tutte le pigne spignorate, ma qui non c'è un pignoto da perdere. Qui pigna Cicova. Trullalla, trullalla, bella vita è questa qua! Per tutti i vermi verminosi, la grotta è A. La grotta è A.
La grotta è aperta! Fa che non sia vero! Fa che non sia vero! Fa che non... Il tesoro è sparito! Grifo mi infilzerà! Mi farà a pezzettini! Sono un uomo, anzi, un lombrico perduto! Quell'orco traditore se lo acchiappo! Siete la carità di un povero vecchio! Uffa! Signore, fate la carità ai bisognosi, signore! Per mille pozzanghere ci voleva anche il vecchietto appiccicoso. Senti, nonno, non ho niente di niente. Sono più povero di te e prima di stasera sarò anche un uomo morto. Quindi, smamma. Qualcosa è andato storto. Morto, t'ho detto, non l'hai sentito? Vabbè, lasciamo per... Ma questa... È una moneta d'oro del tesoro di Grifo Malvento. Dove l'hai presa? Dimmelo! Giù le mani dalla mia moneta! Vergogna! Rubare una moneta d'un vecchietto! Me l'ha data un galantuomo! Ma tu guarda che gente! Quell'orco lestofante ladro! Non solo mi ruba il tesoro, ma va anche in giro a spendere e spandere! Adesso vedrà! Quel ciantapingue, quel cianta lei... Santa Vette, Santa Sotto, dove Quinquaglia? Sì! Follettalo! Orca bomba! Ma dove si è cacciaggiato? No, ma tranquillo, compare, tranquillo, che adesso arriva, non ti preoccupare. Ho voglia di sgargarozzarvi un bombo me! Sì, lo so. Eccomi, eccomi, scusate, mi sono allontanato qualche pignuto. Era ora, Milo Cotenna. Non la sai, la novità grand'arriva? Io e il Lupastro siamo diventeggiati più riccarrimi di tutto il Fantabosco. Vedo, quante monete. Ehi, mamma Folletta, ma questo è un pietrino. Con un messaggio di Re Quercia. Che ci importeggia dei messaggiolzoli di Re Querciotto? Ascoltate, dispaccio urgentissimo. Chiunque cerchi di spendere a proprio piacimento monete appartenenti al cosiddetto tesoro di Grifo Malvento commette un reato contro il regno e verrà perciò punito con l'esilio. Le monete di questo tesoro si distinguono per lo stemma del barone posto sui lati. Scherzi. Le monete del barone. Ma siamo proprio sfortunati e rovinati. Ma chi spande a proprio spiaccicamento? Ma perché dovrei spiaccicare il mento a Sgrifagno? Lui mi ha dato un lavoro. Grifo Malvento ha cercato di nascondere il suo tesoro per non pagare nessuna imposta. E quindi voi non potreste spendere neppure una di quelle monete, perché sono riconoscibili e quindi nessuno le accetterebbe. Mamma lupa, siamo proprio sfortunati. Già, dovete restituire tutto. Porca bomba, che peccato. Brutto bestione, lestofante e ladro. Restituiscimi subito il forziere con le monete. Buongiorno. Ero qui per radunare qualche risparmiuccio. Monetine da spendere a tempo perso. Fermio, lascia stare, perché guarda qua, Folletto sa già tutto, Già, il barone ha svuotato le casse di Picco Malvento perché non voleva far trovare neppure una moneta agli emissari del re. E poi ha fatto effigiare il tutto perché facesse sì che nessuna moneta venisse spesa liberamente. Milo, aiutami! Il mio padrone non mi perdonerà mai. Avanti, Vermio Malgozzo, se verrai licenziato sono sicuro che troverai un altro lavoro. Ad esempio, sono sicuro che ti assumerebbero al cantiere per il restauro della scuola elementina. E poi mi raccomando, quando tornerai a Picco Malvento, ringrazia tantissimo il barone Grifo per la sua generosa partecipazione alle spese del regno da parte del re e di tutti i suoi sudditi. No! Io me ne andrò. Fuggirò lontano, oltre fitta foresta, al di là delle praterie libere! Adesso che ci penso, potrei arruolarmi come mozzo su un galeone. Sì, è interessante come... Uffa, orca, ma allora... Siamo di nuovo rimasti in cotiche di tela. Ma stai zitto! Per una volta che stavo per diventare... signor Lupo Lucio!
Acci, piglia, ma che giornata movimentata, hai visto? E per fortuna tutto è finito bene. E con il generoso contributo di Grifo Malvento adesso ci saranno soldi a sufficienza per pagare il restauro della scuola elementina. Che cosa? Vuoi sapere come ha fatto Re Quercia a sapere del tesoro di Grifo Malvento? È semplice, l'ho avvisato io. Sì, appena ho visto una moneta con lo stemma di Grifo Malvento, io ho subito mandato una lettera al castello di Re Quercia. Già, non potevo permettere una cosa così pignosa, sarebbe stata un'ingiustizia. Ecco, chi possiede di più deve pagare di più per il bene di tutti. Già, senza escogitare troppi tranelli o sotterfugi. Non trovi? Beh, adesso devo salutarti, ma tu torna a trovarmi, perché io ti aspetto sempre qui. E mi raccomando, non fare tardi, va bene? Ciao, a presto!